Buongiorno a tutti, in questo video andremo a creare una facciata Voronoi, quindi basata sulle celle di Voronoi in 5 minuti. Questo è il risultato visto in vista renderizzata e questa in ombreggiata. Quindi andremo anche ad arrotondare le facce della struttura Voronoi di partenza. Cominciamo subito per rimanere all'interno del tempo che siamo detti. Allora, andiamo in superiore e andiamo a disegnare una curva per interpolazione di punti che andrà a disegnare la parte inferiore della vostra superficie. Ne disegniamo subito un'altra sopra, che invece sarà il lato superiore della vostra superficie. Andiamo su Prospettica, selezioniamo la curva superiore e la spostiamo verticalmente, cliccando su verticale sulla barra di comando. Sposto, seleziono quindi un punto, sposto verticale, seleziono un punto e lo muovo verticalmente all'altezza desiderata, finale della facciata. Adesso eseguo un loft tra i due oggetti. Loft. Scrivo loft sulla barra di comando. Seleziono il primo, seleziono il secondo, destro, mi ha invertito il loft. Se vado ad allineare le curve in modo corretto, clicco su uno dei due estremi. E adesso il loft è venuto perfetto. Benissimo, apro Grasshopper. Anche se non conoscete Grasshopper, i comandi da effettuare all'interno di Grasshopper sono molto ridotti, quindi potete semplicemente seguire i passaggi. Per prima cosa creo una popolazione di punti sul piano, quindi punti 2D, e applico il comando populate 2D. Sposto per un attimo la superficie che sarà la mia superficie target sulla sinistra, le curve di partenza le posso cancellare. Ok, questa è la mia popolazione di punti, questa che vedete sulla sinistra. Mi servono più punti, quindi entro in N, con il destro set integer invece di 100 metto 300. Vedete che i punti sono molto aumentati. E a questo punto creo doppio clic sul spazio di lavoro, mi vado a creare una suddivisione dello spazio di Voronoi. A questa suddivisione in input in P do il valore output di P di populate2D. Benissimo, adesso mi manca solo di andare a creare un rettangolo che costituisca il boundaries, cioè il confine di questa distribuzione di Voronoi, e quindi vado ad applicare un rettangolo, a costruire un rettangolo base. Quindi vado su Primitive, Rectangle, non mi importa per ora le dimensioni perché poi scalerò il Rhino, e lo vado ad l'output R di Rectangle, lo vado a dare alla B di Voronoi e alla R di populate2D. Ecco qua, quindi abbiamo la nostra distribuzione di Voronoi che è all'interno del rettangolo che abbiamo definito. A questo punto andiamo a creare un offset delle curve. Vedete che ci fa confusione perché il valore in D è piuttosto alto, è pari ad 1, mentre la nostra distribuzione è piccola. Quindi semplicemente andiamo ad attribuire uno slider pari a 0.01 a D. Ci siamo quasi, solo che vediamo che l'offset lo fa esternamente rispetto alla curva base. Questa è la curva base, questo è l'offset. L'offset viene fatto esternamente. Basta a questo punto andare ad applicare un'inversione di segno con negative sotto il sottocomando math. Andiamo a applicare negative a D. Diventa rosso, ma funziona. Diventa rosso perché in alcuni casi il comando Voronoi crea delle distorsioni. Vedete qui ha creato questa piccola distorsione. Ma per il momento non ci interessa, noi le correggiamo in Rhino. Quindi li porto il Rhino,
quindi tasto destro del mouse, Bake, porto sul layer predefinito, disattivo la visualizzazione di Grasshopper, quindi con questo comando in alto, e vado a lavorare il Rhino. Allora, abbiamo detto che il comando ci ha creato qualche piccolo problema, lavoriamo sulla vista superiore e andiamo a correggere le celle di Voronoi che non sono venute con Grasshopper, quindi andiamo a creare delle simili celle di Voronoi. Potete farlo anche con più precisione partendo dall'offset di queste curve. A me non interessa perché voglio farvi vedere qual è la sequenza dei comandi giusti, non effettuare un bel disegno. Quindi io vado a creare semplicemente disegnando delle polilinee le celle di Voronoi che mi mancano. Dovremmo esserci. Seleziono tutto, raggruppo, poi vado in prospettiva, prendo la superficie target e applico un comando che mi permette di appiattirla sul piano. Quindi il comando si chiama smash ed è qui all'interno di questo sottocomando. Do invio numerose volte. Ecco qua, mi ha appiattito la superficie e adesso scalo il mio gruppo in modo da sovrappormi alla superficie. Il mio gruppo di celle di Voronoi in modo da sovrappormi alla superficie. Scale la ruota nel modo in cui voglio che poi vengano distribuite le celle all'interno della mia superficie target. Quindi, fatto ciò, che cosa devo fare? Semplicemente andare ad applicare un comando che si chiama adatta lungo la superficie. Quindi, seguo quello che mi dice la barra dei comandi, quindi seleziono gli oggetti da adattare lungo la superficie, sarà il mio gruppo, e poi vado con il destro. Superficie base, seleziono la superficie, scusate, mi ripeto un attimo perché c'è un passaggio importante. Allora, seleziono gli oggetti da adattare lungo la superficie, seleziono il mio gruppo, destro. Superficie base, la devo selezionare nel bordo in prossimità di un vertice. E questo vertice dovrà essere anche il vertice corrispondente alla superficie target, quindi io seleziono vicino al vertice in basso a sinistra questo vertice e poi la superficie di destinazione la seleziono sul vertice in basso a sinistra, su quello che dovrà corrispondermi a questo vertice. A questo punto abbiamo il nostro gruppo che è stato spalmato sulla superficie. Adesso non resta che applicare il comando suddividi, seleziono gli oggetti a suddividere, quindi seleziono la mia superficie, destro, seleziono gli oggetti di taglio, seleziono il mio gruppo e di nuovo vado con il destro. Vedete che mi ha creato delle celle spaziali, quindi tridimensionali, all'interno della mia superficie. Posso disattivare la visualizzazione del gruppo. Adesso vado a selezionare la mia superficie e creo un nuovo livello, lo chiamo struttura principale. A questo livello attribuisco un colore diverso e come materiale gli attribuisco un gesso, anzi un metallo. Perfetto. A questo punto ci porto la mia struttura e questa è stata inserita sul layer. A questo punto disattivo il layer, creo un nuovo livello, vetro. In questo livello ci vado ad inserire il contenuto delle celle.
Quindi creo un materiale vetro, seleziono tutte le celle e le vado a inserire all'interno di questo vetro. Adesso voglio dare una tridimensionalità a questa struttura, semplicemente faccio un offset di superficie, offset surface. Vado con il destro, con i valori di default, vedete quello che esce, il default avevamo 0.2, se vi va bene questo spessore va bene, altrimenti modificate dalla barra di comando, gli date uno spessore più grande, e per dargli quell'aspetto arrotondato semplicemente vado a cliccare di nuovo sulla superficie, applicare di nuovo offset di superficie e aspettare qualche secondo che il nostro Rhino effettui tutte le diverse operazioni, praticamente andrà a estrudere le diverse superfici, ognuna di queste superfici le estruderà nel senso normale alla superficie stessa e poi andrà a raccordare le superfici risultanti. Alla fine quindi avremo un aspetto molto accattivante con le curve arrotondate. Se in questa fase il vostro computer ha dei problemi, potete ridurre il numero di punti iniziali nella distribuzione di Voronoi, in modo che avrete meno divisioni e quindi anche meno calcoli. Ecco qua il risultato, quindi abbiamo ottenuto quello che volevamo ottenere. Se andiamo in renderizzata, vediamo che il risultato è molto accattivante e molto preciso, quindi abbiamo questo reticolato di Voronoi applicato alla nostra facciata. Se il video vi è piaciuto potete iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per vedere se posto nuovi video. Buona giornata!